Stefano Intini, quest'anno si celebra un anniversario importante, vero? Bene, quest'anno ne abbiamo festeggiato, ne festeggiamo più di uno, ci sono i 70 anni del giornalino di Topolino, che è un appuntamento direi veramente importante da festeggiare, un giornalino che sta accompagnando almeno 3 generazioni di lettori. E adesso c'è il compleanno, gli 85 di Paperino, un personaggio che, inutile dirlo, è assieme a Topolino, credo sia il personaggio mito di tutta la banda Disney. Tu sei uno dei disegnatori della Walt Disney, credo sia un sogno di molti bambini disegnare qualche storia per sì, Walt Disney. Sì, sì, esattamente. Era anche così. Il sogno di te bambino? Sì, a cominciare da una certa età sì, lo è diventato. In realtà io sono stato un lettore appassionato per tantissimi anni e poi a un certo punto si è sviluppato poco a poco questa passione per il disegno e più avanti questa possibilità anche di entrare a far parte del gruppo di disegnatori della Disney Italia. Ci vuole una tecnica particolare, un talento particolare, come si riesce a realizzare questo sogno? Chiaramente un minimo di predisposizione, di talento, diciamo, poi da coltivare, da allenare, è fondamentale, però poi è chiaro che la pratica di anni e anni e la passione per questo lavoro, per il disegno, aiuta moltissimo a superare e a migliorarsi. Ora però confessaci qual è il personaggio preferito da disegnare. Topolino, Paperino? Beh, vado un po' a periodi, in realtà, c'è stato il periodo nel quale ho amato molto Zio Paperone e tutta la sfaccettatura di espressioni, tutta la gamma enorme di espressioni che questo personaggio dava la possibilità di disegnare. Adesso mi piace molto Pippo, però ecco, vado anche un po' a periodi. Io impazzivo per Super Pippo, in verità. Super Pippo è ecco, un altro personaggio che ti confesso che ancora oggi io leggo Topolino. Ci mancherebbe altro, è una lettura trasversale. Letteratura americana. Vuoi scherzare. Senti, bisogna anche essere in sintonia con chi scrive la sceneggiatura. Beh sì, cioè, è un lavoro fatto un pochino in sinergia, quindi non lavoriamo strettamente a gomito, ovviamente sono due realtà distinte che però ogni tanto si incrociano, si confrontano ed eventualmente si integrano, interagiscono per il bene della storia se c'è la necessità di farlo. Senti, l'ultima domanda, ma qua cresceranno mai? Credo proprio di no. Arriveranno anche loro a compiere 85 anni, ma li vedremo, credo sempre con queste fattezze.